Lo scopo di questa manifestazione è, diciamo, il proseguo di quelle manifestazioni che abbiamo fatto davanti alle carceri 15 giorni fa circa, ed è contro il decreto che è ancora in discussione in aula sullo svuota carcere. Voi avete visto che in questi giorni è saltata anche la legge Fini-Giovanardi, che libera circa 12.000 carcerati in questo momento. 40.000 li libera la legge, abbiamo 36 carcere vuote, finite, con pagate e vuote. Allora ci si domanda cosa c'è dietro a questa operazione. Sicuramente non perché abbiamo le carceri piene, perché se ne abbiamo 36 finite, pagate e vuote, forse sarebbe meglio utilizzarle. Ne hanno donata una a un comune a Ferrara per fare un magazzino, quindi c'è da rifare tutto quello che è stato fatto come carcere e metterlo a posto per un magazzino. Quindi è la politica che stanno facendo che non ci piace. Ma non ci piace semplicemente perché io mi immagino la signora Maria che ha avuto il furto in casa e questi sono andati in galera, adesso glieli mollano. Non è tanto per il furto che la signora Maria ha subito, ma è quanto per il secondo furto che le è stato fatto, che è quello di lasciar libero chi è entrato in casa sua. E questo potrebbe ritornare a fare quello che ha fatto prima. Tanto sanno che sono impuniti. Addirittura noi abbiamo istituito da lunedì per una settimana a Caserosi, in una frazione Caserosi Pontetaro, delle ronde, perché sta succedendo che i ladri addirittura se ne fregano. Ti vedono, ti mandano a quel paese, ti dicono se non stai zitto ti diamo anche delle file di botte. Questi entrano in casa e sembrano in casa loro. Se noi poi molliamo tutta quella gente che è prevista, arriviamo a quasi 100.000 persone tra gli indulti mascherati tipo quello della Giovanardi Fini e questa legge qua, va a finire che saranno in giro tanta gente che non penso abbiano un lavoro e un luogo fisso dove dimorare, e alla fine ci ritroveremo tutti nelle case dei cittadini a fare quello che hanno fatto fino a ieri. Questo è il senso di questa manifestazione. Allora, anche a Piacenza questa manifestazione, passerete nella zona frequentata, conosciuta per l'immigrazione, per lanciare un messaggio particolare anche su questo tema? Sì, lanciamo il messaggio, la gente non ne può più, il cittadino normale non ne può più di questa immigrazione selvaggia, perché abbiamo notato che immigrazione vuol dire aumento dei reati, dei furti, della piccola criminalità. Quindi è ora di dire basta, benvenuti gli stranieri in regola che chiedono, che bussano e sono accolti. Quelli che vengono qui con violenza, cioè attraversando i confini senza permesso, devono essere respinti con fermezza. Come sta la Lega Piacentina di salute? A guardare dalla gente qui mi sembra che stia molto bene, perché qui ci sono pochi militanti e tanti cittadini che si avvicinano a noi. Si avvicinano a noi appunto per i nostri temi, i temi che sono i temi di sempre, contro l'immigrazione, contro la clandestinità, contro lo sperpero di denaro pubblico e per i cittadini. Sera. Piano.